Amici blu cerchiati, oggi pagelle un po' diverse, le faccio come quasi sempre ultimamente a caldo, ma ci voglio riflettere, voglio ripensare a questa partita il meno possibile, quindi questo sarà un video molto simile a quelli di Gil, non arriverò ai suoi scleri, ma questa è una partita che mi dà veramente, veramente, veramente tanto fastidio. Perché, porca miseria, io preferivo perderla sta partita 1-0. Ci sarei stato, mi stavo preparando psicologicamente perché non sembravamo in grado di creare problemi al Cagliari. Poi, sta squadra comunque dimostra che non si sa bene come, ma le partite riesce a ribaltarle. Non è la prima volta che l'ha fatto quest'anno. Prendere quel pareggio lì, in quel modo lì, mi dà veramente tanto fastidio, fastidio, tanto fastidio. Audero, 5 e mezzo. Prima del gol che prendiamo, fa quell'uscita un po' a metà strada, scivola, poi la para in modo incredibile, era fuori gioco, vabbè. Sul gol del Cagliari, non è lui il principale colpevole, però quella parata lì, su cui poi João Pedro fa il tap-in, João Pedro che segna uno dei rarissimi gol contro di noi, si poteva fare un po' meglio probabilmente quella parata. Bene. Poche note liete, i due marcatori direi, partiamo da Bartosz Berezinski che segna un gol che mi ha fatto urlare tanto perché era inatteso il gol della Sampdoria in questo tipo di partita. È inatteso da lui, se lo merita, secondo me, perché è uno che lotta. Tra l'altro c'era stata qualche mezza voce di lui poco coinvolto nell'esultanza al gol di Tonelli nel derby, e quindi secondo me sono voci che non hanno senso. È uno che suda la maglia, per usare dei luoghi comuni, delle figure retoriche abbastanza trite e ritrite. Quindi evviva Bartosz Berezinski. Meno bene Ferrari e Colli, secondo me, 5 e mezzo hanno fatto molta fatica a prendere le misure, a Pavoletti che ha dominato giustamente nei contrasti aerei, tante volte abbiamo rinunciato definitivamente ad andare a contestargli i palloni alti. 5 e mezzo anche per Augello, la sua partita dura un tempo, Nathan Nández gli fa venire gli incubi della partita d'andata e Augello lo soffre un po' senza naufragare definitivamente, però credo comunque che non sia stata tanto scelta tecnica perché ha giocato male la sostituzione, ma perché voleva mettere un esterno tutta fascia, ha preferito mettere Youngtor, Ranieri in quel ruolo, e poi probabilmente perché insomma Augello è legittimamente sarà anche un pochino provato e meno lucido visto la stagione interminabile e molto intensa che sta giocando, avendo saltato soltanto una partita, quella di andata col Bologna, Bologna che ci aspetta ora. Passiamo al centrocampo, Candreva. Partita alla Candreva, alla fine secondo me è 6, una sufficienza che ci sta, lavora i soliti palloni in quel modo che a tanti fa venire fastidi cutanei, a me insomma io gli concedo, gli rendo onore del merito del fatto che è comunque l'unica fonte di creatività, di iniziativa della Sampdoria quando ha il pallone tra i piedi. Un po' di palloni prova a lavorarli con pulizia Albin Ekdal, che secondo me è fondamentale per questa squadra, forse a volte ce lo dimentichiamo. Pur senza essere esattamente Pirlo in regia, però serve la sua qualità in palleggio e serve lui come riferimento quando c'è da provare a giocare qualche pallone. Silva un po' meno bene di Ekdal, secondo me 5 e mezzo, sempre un pochino confusionario in giro per il campo e soprattutto sofferente quando c'è da fare fase difensiva. Anche Youngtor gioca una partita che gli abbiamo visto fare tante volte. Bravino negli inserimenti, non riesce però ad essere incisivo, a fare il tiro in porta, a prendere la porta, a fare l'assist. Poi fa discretamente il ruolo di quinto a centrocampo. Altra partita da dimenticare per Keita, anche se si stava procurando l'episodio che la poteva girare con il rigore per farlo di Rugani su di lui, ma il VAR vede correttamente un fuorigioco millimetrico di Quagliarella e quindi lì la partita non svolta. Keita torna nel suo letargo purtroppo di queste ultime esibizioni. Mi è piaciuto Fabio Quagliarella che ha reingaggiato la battaglia con Cragno, stavolta l'ha vinta il portiere del Cagliari, con cui c'era stato un battibecco qualche anno fa, nella partita che avevamo vinto 1-0 proprio con il rigore di Quagliarella a Cragno e si erano beccati. Stavolta però Quagliarella comunque ci mette impegno e lavora bene i palloni che gli capitano e scontro ruvido, spigoloso con Godin, bello alla fine da vedere. Sono entrati Gaston Ramirez, bella partita, mi stavo preparando
a immaginarmi una pagella con sì, bene nel provare a legare il gioco, gli è mancato il guizzo, invece il guizzo l'ha avuto perché la palla per Berezinski è una palla alla Gaston Ramirez delle giornate migliori, quindi 6 e mezzo, bravo Gas. Trionfo anche il ritorno di Gabbiadini che abbiamo visto soprattutto con la cazzimma giusta, per dirla alla De Laurentiis, e a sfoderare il colpo, diciamo, la specialità della casa, facendo sostanzialmente l'imitazione di Gabbiadini. Cioè, quando io immagino Gabbiadini, immagino quella roba lì, tiro in porta, un fulmine che Cragno non vede nemmeno e che ci fa sperare nei 3 punti, 3 punti che, vi do questa notizia, spoiler, non arriveranno. Damsgaard è entrato ma ha avuto poco tempo per incidere, sono entrati anche Yoshida e Torsby che però ho difficoltà a giudicare perché era un momento molto convulso, sono stati entrambi ammoniti, così come Gabbiadini del resto. Torsby è importante però, ne è mancata fisicità, quindi è importante che torni a disposizione. Yoshida anche è entrato, l'unica cosa che mi ricordo di lui è un sorriso, l'ammonizione, e mi ricordo anche che ha vinto un contrasto aereo con Pavoletti. Ranieri 5 e mezzo, perché sta squadra comunque nel primo tempo mi ha veramente dato la sensazione di impotenza. Sarà che io, guardando la partita senza il commento e ascoltando solo l'audio dello stadio per viverla meglio, ho sentito soltanto semplici, che non vuol dire, perché comunque non è che è più bravo l'allenatore che parla di più, che urla di più. Evidentemente il Cagliari è una squadra che psicologicamente ora è in ripresa, ma ha bisogno ancora di ritrovare fiducia. Fiducia è una delle parole che sentivo dire tanto a Semplici per telecomandare i suoi e incoraggiarli nel primo tempo, e in tanti momenti li ho visti. Li ho vi giocare bene, perché scambiavano nello stretto, facevano superiorità numerica. Abbiamo sofferto nel primo tempo tantissimo la regia di Duncan, che raramente riusciva ad andare a prendere. Chiaramente era una cosa prevedibile, dichiarata, perché loro partivano con un regista e due mezzali, cioè Duncan più Nainggolan e Marin. Noi lì in mezzo ne avevamo due, quindi dovevamo essere bravi ad aiutare Ekdal e Silva con i rientri di Keita o gli esterni Candreva e Yankto che si accentravano, e l'abbiamo fatto veramente male nel primo tempo. Poi loro erano molto bravi ad aggredirci. Quindi è stata una partita di sofferenza per 3 quarti, secondo me, anche perché poi il pareggio e il vantaggio li abbiamo presi, li abbiamo raggiunti, questa partita l'abbiamo ribaltata in pochi minuti, e dopo il vantaggio siamo tornati a metterci in trincea, a soffrire. E quindi è stata una partita che veramente mi lascia il sangue amaro, mi rode il fegato e sto rosicando. Aspetto comunque i vostri commenti qui sotto. Ciao!